Namaste, io sono Aethebrave e bentornati a un altro episodio di Max Payne, direttamente dai suoi incubi peggiori. L'inizio di ogni parte, ci sono tre parti in questo gioco. La prima parte che abbiamo visto era il flashback relativo a questa scena di cui stiamo vedendo l'incubo. E sarà una cosa che si ripeterà all'inizio di ogni parte ed è una cosa che io adoro. Sentiamo un po' se... adoro di questo gioco perché, come posso dire, segna intanto l'inizio di ogni parte. È una cosa molto che ha a che fare con i libri, non so se cose che si ripetono però in maniera sempre diversa. E si vede che questa è una storia unita in un certo senso, che c'è questo pretesto che è appunto Max che sviene per fare questo incubo. È una scena di incubo che se giocata ai tempi un bel po' di tempo fa con una... no, non è di qua che devo andare dall'altra parte. Come avete visto però c'è la vid che con la siringa che abbiamo trovato a casa di Max nel primissimo episodio. È una cosa appunto che si ripete e tra l'altro le urla di Michelle e della figlia si avvicinano, cioè dobbiamo avvicinarci alle urla, che non è tanto facile. Infatti non dovrebbe essere di qua, ma dovrebbe essere da questo lato, quindi. Ok, dovrebbe essere di qua, quindi. Non di qua. Da questa parte. E di qua, esatto, seguendo la voce si arriva a questo punto. Che come vedete questa è... Abbiamo capito quando ti abbiamo trovato vicino al corpo di Alpino. Sei un co-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 
Erano le foto dei bei vecchi tempi. Alex e io condividemmo alcuni momenti di gloria insieme. Eravamo la miglior coppia di collaborazione tra polizia e DEA. Avevamo entrambi il nostro bel caratterino. Avrei dato qualsiasi cosa per averlo come compagno di squadra. Ma non ebbi questa fortuna. Mai. Povero Alex. Tra l'altro, se date un'occhiata, ci sono diverse foto che hanno a che fare con i programmatori, in un certo senso, delle cose. Probabilmente questa... sono diverse foto che hanno a che fare con i programmatori. Non mi sbilancio oltre. Michelle mi guardava dalla foto. La famiglia Payne. Pura felicità catturata dallo scatto della macchina fotografica. Pensavo sarebbe durato per sempre, fino a che morte non mi separi. Non volevo pensarci. Fino a quando non l'avessi fatto non sarebbe potuto succedere. Ma avevo infranto il mio giuramento e il ricordo mi aveva colpito come una saetta infuocata. Il terrore era come un ago arrugginito conficcato nel cervello per scendere fino in mezzo al petto. Ok, ho chiuso velocemente la finestra perché ci sono dei rumori fuori e vediamo di continuare allora in questo incubo. Vedete che si sta... ci sono tanti piccoli elementi che rendono questo... Questo è un vero e proprio incubo, la velocità rallentata e altre cosette. Questa doveva essere la camera della bambina, però vedete che è un altro mezzo labirinto che poi diventa, vedete, il campo visuale che diventa sempre più strano, che tra l'altro vedete è molto piccola sta stanza. In realtà io sono molto al bordo, però vedete che se guardo in questa direzione sembra lontanissimo. Il mio preferito è Capitan Mazza da Baseball. Capitan Mazza da Baseball. Qua possiamo fare un po' di salti in questa maniera, perché non è semplicissimo saltare e capire dov'è, perché non abbiamo un'ombra che ci dice dove andare. Anche qui dobbiamo seguire il pianto della bambina. E vi dico, la prima volta che giocai a questo gioco era tipo notte fonda e non è per niente bello avere una di queste sensazioni. Proviamo ad andare di qua. Sa che devo andare... Esatto, non devo andare di qua ma devo andare di là.
teoria potrei saltare così? No. Quindi non è neanche di là. Proviamo a saltare qua. Sì, esatto, si sta avvicinando da questa parte. E infatti eccola lì, la porta. Quella dovrebbe essere la porta d'uscita. Come vedete è molto vicina alla porta d'entrata. Però per arrivarci bisogna fare un po' di giri. Vediamo se questa è la porta d'uscita oppure viceversa. Ok, è la porta giusta, perché come vedete... Ta ta ta. Oh no, ti prego, oddio, no! E come vedete qua... D E A D. Morta. E questa dovrebbe essere la camera di Michelle, però... Non c'è. Dov'è? 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 Vedete che è un po' più lontana. E queste cose in sottofondo non le conosciamo ancora esattamente cosa sono. Sono delle specie di interferenze. Sul tavolo c'era il diario di Michelle. Michelle lavorava part-time nell'ufficio del procuratore distrettuale. Il diario era aperto sulla pagina di quel giorno, la calligrafia così armoniosa. Ieri sera mi sono ritrovata sulla scrivania uno strano fascicoletto. Valhalla. Sbaglio o ha a che vedere con la mitologia nordica, con i vichinghi? Ho provato a dirlo a Max, ma mi ha liquidato con il suo affettuoso sorriso di circostanza. Probabilmente avranno solo invertito una spedizione. Da quel momento in poi avrei sempre trovato del tempo per lei. Restò una vana promessa. Troppo poco. Valhalla, c'entra qualcosa questa cosa, no? Max, no, ti prego, Max, perché? Io non volevo, mi spiace. Assassini! L'hai uccisa! Niente di tutto questo succede nella vita di tutti i giorni. I sensi di colpa di Max cominciano ad affiorare, come potete vedere, e siamo al capitolo 1 dopo il prologo, che si chiama Una mazza da baseball. Mi svegliai nel bel mezzo di un incubo. La mia testa sembrava due volte troppo piccola per il cervello. Max Payne, lo sai che invidio il tuo nome. E l'assassino stava sorridendo. Piacere di conoscerti, sono Frankie Mazza Niagara. Niagara perché soffri di incontinenza? Lui aveva una mazza da baseball mentre io ero legato a una seggiola. Sfotterlo non era la cosa più intelligente da fare. Oh! Oh! Non c'è niente di male in una sana risata di tanto in tanto. Prendi me, per esempio. Amo guardare i cartoni animati. Violenza solo disegnata. Affascinante. Facciamo una pausa. Devo fare un salto in bagno e magari concedermi una birra gelata. Tu non preoccuparti, tornerò presto a finire il mio lavoro. E non ci saranno altre repliche. Ridi, ridi pure. Vedremo chi lo farà per ultimo. Se ne andò con aria baldanzosa, sbatté la porta e quindi la chiuse saldamente a chiave. Tutti commettiamo degli errori. Il mio non era stato di sfottere un bifulco con una mazza, visto che mi avrebbe fracassato il cranio ugualmente, e nemmeno fidarmi di una ragazza con la pistola. Mi ero lanciato come uno stupido all'inseguimento della prima persona sulla lista, mentre avrei dovuto mirare fin da subito la testa della famiglia Fucinelli. Chissà perché, ma non riuscivo a prendermela con molla per la situazione in cui mi trovavo. Quando però qualcuno decide di giocare a baseball con la tua testa, si rischia di finire male. Ok, abbiamo poco tempo per liberarci. Mi avevano riportato nel seminterrato dell'albergo di Lupino. Ero stordito, acciaccato e violaceo. Mi sentivo come la seggiola che avevo appena schiantato per liberarmi. Tutto quello che avevo era la mazza di Niagara impiastrata del mio stesso sangue. Che vedremo di utilizzare per recuperare un po' di armi, perché me le hanno tolte tutte. Senza una vera arma non avrei potuto fare nulla contro gli uomini di Frankie. Dovevo per forza giocare a nascondino. Ok. Ok, si è fermato.
Per un attimo ho avuto lo stesso problema del solito. Dobbiamo giocare a nascondino con gli uomini di Niagara. Vediamo un po' che cosa c'è qua dietro. Se questa porta è chiusa, sì. Quindi quest'area ve la ricordate, dove avevamo trovato i topi un po' di tempo fa. E dobbiamo giocare a nascondino con queste persone qua. Questi sono uccisi a vita. Ah, mi ha cambiato l'arma quando non doveva. Questo mi spara bruciapelo così. Ok, e Pain, ci mettiamo dietro l'angolo e vediamo se funziona così. Sì, funziona. Ah, però sono troppi. No, quindi dovremmo cercare di rimanere sempre con quest'arma. Cucù. Credo siano finiti. Ok, abbiamo recuperato un bel po' di armi, come potete vedere. Fucile a canne mozze, pistola, l'ingram è quello che abbiamo, di cui abbiamo più colpi in questo momento. Facciamo il giro di qua. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Altro antidolorifico. Qua possiamo lanciarci all'inseguimento e beccarlo da qua. No, non mi piace come l'abbiamo beccato, quindi meglio fare con la pistola. Mi prende lo stesso. Ah, forse facciamo così allora direttamente. Perfetto. Ok, siamo pronti di nuovo, a ben armati. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Possiamo riprendere tutte le nostre armi. Antidolorifici, granate, ingram. Insomma, cominciamo ad avere un bel po' di equipaggiamento. E direi che possiamo andare su, quindi. Fare il giro. Lo possiamo fare così e prenderlo da qua. Anch'io quell'arma, adesso vengo a usarla un po'. C'è ancora qualcuno che vuole prenderle? Ok, l'importante è che siamo usciti. Qua è ancora tutto distrutto, all'hotel. 15 secondi al decollo. Qualcuno ha ucciso la polizia anche. Gli uomini in blu erano passati e se n'erano andati.
Avevano decorato il palazzo con linee di gesso e impacchettato il tutto con il nastro giallo. I poliziotti che erano rimasti di guardia erano morti. Frankie, i suoi ragazzi e io avevamo tutto il palazzo per noi. Ok, abbiamo tutto il palazzo, quindi siamo ritornati in un posto che abbiamo già affrontato, però questa volta in una maniera un po' diversa. Non pensarci più. Non pensarci più. Non pensarci più. Brutta vacca, la dovresti sentire. Te che urlava quando i ragazzi l'hanno beccata a fregare il toro. Oh, questa è proprio brutta. Eltrea! È addirittura peggio di quello che sta facendo di sotto Frankie con quel povero bastardo. Ci metterò un bel po' di tempo a morire. Il tirapiedi al telefono stava parlando di Mona. Il trio di Punchinello non era per niente una buona notizia. Altre prove dell'affetto di Punchinello nei miei confronti. Dai dati in nostro possesso, tutte le vittime identificate nello scontro a fuoco al Ragnarok erano criminali noti, molti dei quali avevano alte dosi di Valkyria nel sangue. Fonti affidabili sostengono che Max Payne sia una delle vittime, benché il suo corpo non sia stato ancora ritrovato. Fonti affidabili significava che sospettavano fossi in mano alla mafia e non volevano che la polizia si intromettesse. Gli sarebbe stato inviato un corpo irriconoscibile. Caso chiuso. Don Punchinello aveva le conoscenze per essere la fonte affidabile, ma le fonti non erano state aggiornate. Incastrarmi non era stato sufficiente. Don Punchinello l'aveva messa sul personale. Mi voleva morto e ci teneva così tanto da fornire a Frankie istruzioni scritte al riguardo. Max Payne deve morire come un cane per tutti i guai che ha causato. Frankie, sono certo che saprai trovare il modo giusto affinché ciò succeda nel migliore dei modi. Ah, però, quindi la mafia mi vuole morto. Qui vedete i cadaveri che ho lasciato prima. Questo con le mutande bene in vista e siamo pronti per un altro scontro. Praticamente è lo stesso posto dove eravamo, dove abbiamo trovato un altro mini boss, quello che aveva i pantaloni calati, e adesso c'è Frankie Mazzaro. Il bar dell'hotel aveva un ospite illustre, fedele alla parola data. Frankie era lì con una birra in mano. Dio santo, come accidenti hai fatto a liberarti? Mi stavo annoiando, pensavo, perché diavolo non possiamo finire ciò che abbiamo iniziato. Funzionerà la mazza baseball? Urca. Ok, fuori uno. Andiamo a cercare gli altri adesso. Gli è arrivata una granata in faccia e non è ancora morto. Riesco a beccarlo da qua, quello. Proviamo a rifare. Devo beccare prima quello. Facciamo così. Preso quello, manca Frankie. Proviamo a usare la mazza da baseball contro di lui. Ah, ci becca sempre. Vieni qua.
quasi. Quasi. E ce l'abbiamo fatta. Oppure possiamo fare direttamente alla nostra maniera. Se riesco a cambiare le pistole in tempo. Ok. E dopo Frankie possiamo rinfocillarci con quello che troviamo qui. Avevo notato l'inseguitore non appena lasciato l'hotel, una grande Mercedes nera. Avevo già visto quella macchina, accompagnata da un'impressionante esplosione. Vladimir era tornato. Beh, Max Payne sei morto. Avrei anche riso se fossi riuscito a ricordarmi come si faceva. A cosa stiamo giocando? Guardie e ladri? Senti, se hai qualche conto in sospeso con me, mettiti in fila. Tranquillo, rilassati. Sai che sei su tutti i notiziari? Armato e pericoloso. Ti voglio proporre un'offerta che non si può rifiutare. Ho sempre sognato di dirlo. Purtroppo è fuori luogo. Sono stato incastrato. È un punto discutibile. Qualsiasi cosa tu abbia o non abbia fatto, sono certo che avevi i tuoi motivi. Vuoi sentire la mia proposta? Ti ascolto. E vedremo di che cosa si tratta nel secondo capitolo. Uncinello e la sua vista non rovinando il business. Ma questo non è tutto. C'è un certo Boris Dine che lavorava per me. È il capitano di una nave cargo chiamata Caronte. Adesso il bastardo ha tradito e si è messo con nemico, Uncinello. La nave è carica di armi e munizioni. Il mio business. Se Uncinello mette le mani sul bottino, lui vincerà e io perderò. Non ti conviene rinunciare a un possibile alleato. Se vuoi arrivare a Uncinello avrai bisogno delle armi giuste. E io sono la persona che te le può offrire. Riporta la nave sotto il mio controllo. Piazza un paio di pallottole nella testa del traditore ed è fatta. Avrai abbastanza potenza di fuoco da scatenare l'apocalisse. Ci stai o no? Mandiamo in onda lo spettacolo. Vladimir era uno di quei cattivi d'onore, il che lo rendeva quasi una persona affidabile. Nessuno di noi due era un santo. L'attracco di Brooklyn era un labirinto di arrugginiti container e grusche elettriche. In una notte come quella, non si poteva non pensare all'armata di cadaveri che dormiva sul letto del fiume con due belle scarpe di cemento. Nessun minotauro era in agguato nel labirinto, ma da qualche parte sul ponte del suo cargo sapevo che mi aspettava il capitano del Caronte, impassibile come il mitico barcaiolo dello Stige. E vedremo un po' di assaltare questa nave nel prossimo episodio di Max Payne. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.